uso degli strumenti che sono disponibili a tutti, quindi che potete trovare tutto su internet, perché vi dico io, si appare un paio di cose che ho elaborato io. Come leggere gli strumenti che abbiamo a disposizione per poi giungere a delle conclusioni ecologiche. Allora, la prima cosa, il titolo dice, risorse da valorizzare, le formazioni planetarie della piana invece medico dei suoli. Praticamente noi si deve valutare il paesaggio, cioè quello che è importante, noi va visto il paesaggio non più solamente come un'idea percettiva di quella che vedo, ma come un sistema di ecosistemi interagenti e correlati. Questa è una disciplina di recente istituzione che si chiama ecologia del paesaggio. Praticamente come si ragiona in questo modo qui? Come si va a leggere il paesaggio? Foto di Lucca, quindi noi si parte, noi abbiamo già fatto tutto un ricordo di com'era Lucca, com'era una volta, com'era la piana, com'era organizzata. Questa qui è tratta dal PIT, quindi è un documento PIT allegato 4 con la Lucchesia, che parla specificatamente delle schede del paesaggio di Lucca e di come si evolve il paesaggio. Lucca nel 1861, come vedete, le formazioni delle forestali nella piana erano estremamente limitate, Poi si vede, vedete qua la zona dove era la bonifica, eccetera. Si va avanti, cosa ci dice oggi lo strumento urbanistico generale che è il PIT? Ci fa vedere una situazione che fondamentalmente è la stessa, soltanto che se si va a vedere queste caratteristiche ecologiche, che più è più legata alle sistemazioni idrauliche agrarie, quindi si entra già in un passo successivo. Si rimbomba? Vediamo così si vede un po' di più. Cioè, classifica anche la Piana di Lucca, in particolare tutta la Piana di Lucca ce la classifica come coltivi e sistemazioni idrauliche agrarie, qualcosa che sono termini che sono già stati detti, che avete sentito, e riguarda tutta questa zona che ora mi dispiace tanto che si vede male, tanto ve lo lascio. E questo ci porta a dire una rilevanza dell'ecosistema. Quando è stato fatto il piano di indirizzo territoriale della regione, hanno visto che la Piana di Lucca, tutto sommato, è così com'è, cioè da farci poco, dicono, ricostituire delle connessioni ecologiche in questa zona qui, che sarebbe al limite del comune Monte Carlo. Poi questo bisogna farlo dialogare con Pisa e con Viareggio, però non ci sono interventi precisi a tutela della Piana di Lucca. O perlomeno non sono evidenti, ci dicono, attenzione, la situazione ecologica forse della Piana di Lucca non è così interessante, non è così valida. Quindi si va a vedere. La Piana di Lucca in realtà è un paesaggio costruito, e per essere mantenuto ha bisogno di energia in ingresso, cioè quindi voi siete tutti appassionati, sapete che è un sistema ecologico, no? Sistema ecologico fondamentalmente ci sono i produttori e i consumatori. I produttori emettono nel sistema energia, tipo le piante, gli erbivori, poi ci sono quelli che sono all'apice, ci sono i consumatori. Affinché funzioni un ecosistema ci deve essere questo flusso di energia in entrata e in uscita. Ma siccome il nostro è un agroecosistema, che quindi è un ecosistema che ha perso tante caratteristiche di naturalità, ma deriva dall'ecosistema agricolo, ha bisogno di metterci energia. Nel corso degli anni questa energia dove è andata? Principalmente la maggior quantità di energia sulla Piana di Lucca l'abbiamo messa nella urbanizzazione del suolo, e questo è
piatti colorati, cioè nel 1830, vabbè, era così, 1954 e 2011, ma questa è una situazione che si ritrova, che si ritrova da tutte le parti d'Italia. Per esempio, se si prende tutta la Toscana nel 1954 è stata aerofotografata dal gruppo aeronautico italiano, e queste fotografie servono per fare un quadro zero, un punto zero dopo che era passata la guerra. Pigliamo i nostri tre comuni, Lucca, i comuni della Piana fondamentali, Lucca, Capannoli e Porcari. Io qui i confini ho. Se si guarda la foto aerea, questa foto qui per farla vedere bene, questa scala l'ho dovuta contrastare io, questa quindi è un'elaborazione che ho fatto io con Photoshop per contrastarla, per tirar fuori il verde come era evidente. E si vede che comunque nella piana a grande scala non si notavano ancora filari, né si sa che c'erano perché abbiamo visti prima, ci hanno fatto vedere i colleghi, poi la nostra esperienza sappiamo tutti che c'erano filari, ma a grande scala le macchie di foreste planizzali non sono percepibili, salvo che queste zone particolari. Guardiamo, questo è il 154. Se si prende la foto su cui hanno fatto gli studi nel 1900, questo è del 2013, viene fuori che è solo a Vergiano, a Tassignano, nella zona di Via Sbarra a Porcari, e poi c'è dell'altra parte sta qualche non colle, ma che si è già dalla piana. Zoomiamo ancora di più questa situazione. Questo è il 1954 a Vergiano. Vedete qui si comincia a vedere questa formazione planiziale che è legata a quello che c'è ancora, principalmente, che sono i famosi boschetti di Vergiano, che sono un po' su Lucca, un po' su Capanno. Se io invece uso un altro sistema che è interessante, una foto a falso colore, cioè questa è una foto del 2016 con il fatto in ferrosa a falso colore, si vede che comunque in questa zona qui, a parte l'espansione dell'edificato, la consistenza delle aree boscate è limitata, però quello che si nota anche in questa zona qui della piana di Lucca è che sono spariti quasi tutti i filari. Facciamo lo stesso ragionamento per Tassignano, che ovviamente lo immaginate perché è diventato il 1954. Che è diventato l'aeroporto, Via Sbarra 1954, vedete le macchie più scure sono deforestazioni, poi qui c'è la tessitura del territorio, dei campi come erano con le brode, e qui si è grosso modo, cioè la macchia si è mantenuta come però urbanizzato si è steso. Quindi parlare di foresta planiziale, secondo me, questa è un'opinione, tenete conto, è un'opinione. E da noi la foresta planiziale era rituale in questi tre posti, ma oggi noi, per avere la formazione della foresta planiziale, va letta, secondo me, in modo lineare, che è quello che ci dicevano prima. Praticamente va vista non più come quando riguarda una foresta, se mi dico una foresta con un bosco, immaginate qualcosa largo e lungo, no? Invece ora bisognerà cominciare a pensarle come qualcosa di stretto e lungo. L'arco non si può più perché il territorio ce lo siamo consumato in qualche modo, cioè non in qualche modo, nei modi che sappiamo. Quindi si vede che l'ecosistema della piana di Lucca, cioè quindi questo agroecosistema, ma non solo, un altro ecosistema, cioè c'è anche la parte dell'urbanizzato, no? È un sistema che è praticamente in crisi perché è instabile. Gli ecosistemi, per essere stabili, hanno bisogno di tante varietà, di tante specie animali e vegetali che lo compongono. Questa addirittura è una carta dove ci fa vedere che sulla piana di Lucca noi abbiamo della semplificazione estrema, perché ci sono, guardate, questa era nel 66, come era l'uso del suolo, nel 2006, quindi dopo 40 anni vedete come si è ridotta la superficie agricola, e poi il livello delle, questo è nel dettaglio, e poi la semplificazione. Noi abbiamo la gran parte della piana di Lucca
caratterizzata dalla presenza di 1, 2, 3, 4 specie equivalenti, adesso sono tutte specie accessorie. Quindi questa conferma che la variabilità dell'ecosistema è molto, molto ristretta e quindi abbiamo ecosistemi instabili che entrano in crisi. La piana di Lucca, che originariamente era organizzata sulla produzione agricola, si è trasformata, quindi da un lato c'è l'espansione di altre attività, artigianato, commerciale, infrastrutture. Dall'altro c'è anche però la semplificazione delle attività agricole, perché in tutto questo sistema qui le macchine sono aumentate di potenza, gli agricoltori sono andati solo a cercare produzioni da reddito, sono state introdotte le monoculture o le monoculture ripetute sul territorio spesso, quindi grano, gran turco, ora poi è stata introdotta la corsa e poi c'è stata l'introduzione del girasole, però grandi estensioni coltivate in modo semplificato e che hanno fatto perdere la caratteristica. Il regime idrico dei suoli. Da un punto di vista del regime idrico dei suoli, la piana di Lucca è caratterizzata, questo è uno studio sempre della regione toscana, si cambia fornitore di elementi, è un clima umido periodo. Perché ho voluto mettere questo, sottolineare questo? Perché il tenore di umidità per il tartufo è uno degli aspetti fondamentali, che non ci siano grosse oscillazioni di umidità, che è fra l'altro la stessa che si ritrova nelle zone storicamente classificate come tartufigene, come ci dice la prima dottor Gallin, che ci sono quelle del Mugello, ci sono Cretene, le Crete Senesi, San Miniato, eccetera, eccetera. Il regime quindi Lucca dal punto di vista idraulico non ha problemi. E se si va nella parte a cavallo tra comune di Lucca e Capannoli, cioè nella zona di confine, si vede che il reticolo idraulico era estremamente fitto, vedete tutte queste righe verdi? Questo qui è tutto il reticolo idraulico che spesso era costituito, il famoso acquedotto del Nottolini, di cui si parla, l'acquedotto del Nottolini nel 1800 sono state fatte delle opere di regimazione idraulica, è vero. Questo è l'esempio, guardate, che sembrerebbero le siepi nostre. In realtà sono canali principali di adduzione e canaletti secondarie che danno poi l'acqua ai campi, quando i terreni venivano irrigati con la tecnica della sommersione. Oggi non si fa più, questi qui sono tutti fossi che pigliano acqua in entrata e in uscita, e tante volte ci vanno anche gli scarichi. Tante parti dei fossi le abbiamo perse. Mentre nella parte occidentale della piana di Lucca il sistema era quello dei fossoni, fossi, quindi collettori primari in fondo ai campi, lungo le strade principali, collettori di secondo ordine e di terzo ordine lungo i campi, quindi campi come ha detto anche prima la città di Lucca, campi che non erano molto larghi, baulati, quindi fatti a schiena d'asino, fossi a destra e a sinistra. E siccome il terreno a Lucca è prezioso, perché poi alla fine non è che una piana sterminata, ma una piana tutto sommato ristretta territorialmente, lungo i fossi e lungo le strade venivano queste sistemazioni che anche Maurizio Valli ci ha ricordato prima, che erano queste formazioni di filari. Oggi queste qui, per produzione mia, queste tre foto qui sono, cioè, gli aspetti della piana, quello che è rimasto dei filari, vedete? Quando sono spariti i filari, che aspetto assume il terreno, quindi i filari alberi isolati, quello che succede nelle aree collinari o abbastanza vicine ai fiumi, dove è più complicato lavorarci, comunque sia le aree di manovra devono essere solide, perché sennò i trattori si ribaltano quando cascano nel fosso, quando fanno le manovre, si ha un aspetto naturaleggiante più accentuato. Quindi, come abbiamo detto tutti, non ci siamo messi d'accordo perché non si conoscevano i testi uno dell'altro, ma abbiamo detto tutti, le sistemazioni agrarie tradizionali poi erano legate anche alla produzione di tartufi, raccolti da pisani, questo lo so pure ora, originariamente per noi sono solo un ricordo. E il tartufo, tutto questo che c'entra? Allora qui ho attinto a un quaderno dell'Arzia che probabilmente ci ha lavorato anche il dottor Gardini.
tempo, cioè nel 1985, e mi, dal 95, e mi fa piacere conoscerlo oggi, perché è una pubblicazione che spiega tante cose per le zone che erano classificate da origine. Praticamente si vede che alla fine dice quali sono il tartufo bianco pregiato, quali sono le condizioni generali dei suoni perché possa venire il tartufo bianco pregiato. Uno legge tutto, io vi risparmio tutta la lettura completa, vi tiro fuori i tre elementi che ha già detto e ha già spiegato in modo più approfondito. Tanto la prima cosa ci vuole il segnote, cioè ci vuole un albero, un arbusto che sia che ospiti il tartufo. La seconda ci vuole la presenza di cazioni calcio, ci vuole in zone carbonatici. E da noi nella Piana di Lucca, esclusa la zona di Verciano e quella del basso Pitese, dalle altre parti l'acqua raggiunge dei livelli di durezza elevati, cioè quindi a livello di carbonati non è che ci mancano. Difatti abbiamo terreni con pH mediamente alti, cioè quindi tendenti al basso. Poi altre cose. Poi la bassa densità apparente, che è quello che diceva prima il dottor Gardini, quindi io attengo a delle foto che probabilmente ha fatto lui, con lo studio della, vedete questa qui è quella più interessante di tutti, questa qui è la macroporosità dei suoli. Allora io qui aggiungo, una pianta nel terreno ha bisogno, cioè va lavorato per bene il terreno perché ci deve essere un giusto equilibrio fra porosità, fra canali grandi, fra buchi grandi e buchi piccoli. Questo dipende sia dalla natura delle particelle che possono essere sabbiose, limose, argillose, ma dipende anche dalla lavorazione e dalla compattazione del terreno. Quindi ci fanno vedere dove vengono per bene i tartufi, il terreno deve essere soffice, cioè non c'è niente da fare, più soffice è meglio succede. Quindi ripetuto, perché a questo punto era una ripetizione, tutto quello che abbiamo detto prima in altro modo e con immagini sbalordite, dico cosa si può fare? Allora, qui penso che la cultura che ho messo la parentesi perché sono le culture agrarie e la cultura del tartufo, cioè quindi guardiamolo in tutti e due modi. La cultura del tartufo possa agire sul miglioramento del paesaggio, non quindi dell'ecosistema, perché noi abbiamo detto che oggi il paesaggio si legge in chiave ecosistemica come tutta una serie di ecosistemi correlati e interagenti tra di loro. Quindi la prima cosa che bisogna fare per risanare il paesaggio, quindi come nello slogan ultimo che ha portato il dottor Gardini sulla sostenibilità, a questo punto noi diciamo anche come risanarlo dal punto di vista non solo della sostenibilità ma anche eventualmente della redditività, che poi comunque è una parte della sostenibilità. Primo, bisogna migliorare la biodiversità con le coltivazioni agrarie. Attenzione, parlo di coltivazioni agrarie, perché non si deve entrare poi in un capitolo di leggi diverse. E le cose importanti sono gli impianti di arboricoltura da legno, che sarebbe stato, c'è stato nella fine degli anni 80, no, in realtà alla fine degli anni 90, inizio del 2000, un'azione di forestazione a livello regionale per fare impianti di arboricoltura e da legno, ovvero piantare noceti, ciliegi, specie miste, frassino maggiore e altre specie che danno del legno nobile, se no c'è anche l'altra parte che sono le pioppelle, che a Lucca abbiamo tutte le stichezze. Un anno fa, guarda casa, è venuto fuori, è raddoppiato negli ultimi 2 anni il prezzo dei pioppi, cioè quindi può darsi anche che sia un buon investimento fare delle pioppelle. Questa, sono velocissimi. Quindi a questo punto noi abbiamo detto abbiamo bisogno di riportare la foresta, abbiamo bisogno di riportare il limite di foresta danneggiata, abbiamo bisogno di aumentare la biodiversità, abbiamo bisogno di risanare il paesaggio, allora cosa si fa? Questa è una pubblicazione di Vita in Campagna, una rivista piacevolissima che ha anche dei buoni approcci scientifici. Si ritorna a quello che abbiamo detto, l'importanza
deserti e fare queste foreste, questi corridoi vegetali, quindi chiamiamoli purtroppo corridoi vegetali, che sono deserti miste campestri, che possono essere fatte per chi vanno a occupare le parti marginali del terreno. Chi si occupa della pianificazione dovrà trovare un modo di incentivare la creazione di questo. Che cosa portano le semi miste campestri? Primo, aumenta la biodiversità, la fauna, e qui c'è tutto l'elenco degli uccelli, degli anfibi, dei rettili che bazzicano le semi. Cosa si intende per semi? Allora noi abbiamo la siepe convenzionalmente tra 2 e 4 metri, quello che ci interessa a noi sono questi filari a composizione mista che sono, devono avere, possono avere, meglio che abbiano una larghezza inferiore a 20 metri e possono essere composte da diverse specie, fra cui le basi sono quelle accessorie, che però Maurizio Valle dice che ora tanto si trovano legate a delle specie che anche prima non si pensava fossero tanto figene, comunque possono essere col bianco spino, col pugnolo, col nocciolo, gli acini campestri, i querci, i tigli, e poi dopo si va dall'elenco migliore. Questo qui, per esempio, questi dei caci che diceva, e i vecchi saggi quando si legavano le viti, come erano gestite le viti, e questa è una formazione di un filare a fine di un campo lungo una strada. Però quando anche queste progettate non bisogna aspettare che vengano naturalmente, vanno piantate con progettazione specifica perché si raggiunge prima l'obiettivo ecologico. Questo è l'esempio, fascia tampone di una alla margine del bosco, come vedete più pelle e sali sono presenti. E questo dove possono essere messe. Fra l'altro, una delle cose importanti anche per legare il tartufo è perché nelle zone dove si sviluppano i tartufi, abbiamo detto, non ci deve essere compattazione del terreno. Quindi, se io ho la siepe, non arrivo a fondo al campo con il trattore a far manovra, non passo con le macchine, quindi evito la compattazione del suolo. Ma non solo, finisco anche l'azione battente dell'acqua. Quando si vuole far risalire bene il terreno, che si fa? Si bagna, perché si lascia precipitare le cose, ci si manda la pioggia battente. Protezione del terreno. E poi un altro aspetto che è molto importante, che noi si trascura sempre, ma ultimamente ce lo fanno e ci rendono conto, la protezione dal vento. Voi considerate che il vento è dannoso per le coltivazioni agricole. Noi ora tanti problemi che oggi ci portano anche a livello di limitazione del traffico, è legato perché si sono persi tutte le corriere e le maniere di frangimento, quindi è capace che le nostre centraline risentano anche gli inquinanti che vengono da 30 km a est, tanto per non far nome, dove c'è una concentrazione di traffico maggiore. E l'erosione dal suolo, quindi guardate quanti elementi, ora non riesco a ripetere perché se non si vede tutto. Le specie da utilizzare in queste formazioni miste, che qualche anno fa per gli agricoltori erano anche finanziate, c'erano dei progetti di finanziamento del piano rurale, acido, carpe, ciliegio, farina, frasco maggiore, olmo. Voi che cercate i tartufi quando ne dico una buona, fatemi un segno. Pioppo, platano, vai, rovina, salici, tigli, e l'abbiamo detto. Poi le specie minori, biancospino, cogliolo, frango, ladigustro, nocciolo, olivello spinoso, il pallone di maggio, il prugnolo. Ma tutto questo a cosa ci porta? Guarda un po', le siepi hanno una grandissima, siccome è quello che si può fare realmente, che possono fare tutti, che possono dettare gli strumenti urbanistici, difendono l'indipendenza dal traffico le parti interne. Ma non solo, insomma, in la biodiversità, ora avete detto tutti, no? Che c'è il problema delle api. Se noi si riesce a fare questa prestazione bella e continua lungo le strade, ridiamo piante mellifere per le api e quindi si aumenta la biodiversità. Ergo, e concludendo, queste sono le fonti che ho preso. Il tartufo
ci può dare sostenibilità, cioè avere questa azione, valutarla anche dal punto di vista del tartufo insieme alle altre parti, cioè, diciamo così, trasversali, si può riuscire a risanare un paesaggio che negli anni precedenti abbiamo messo in crisi da noi. E qui ho finito.